Satnam Singh, un bracciante indiano di 31 anni, è morto il 19 giugno a causa di una grave emorragia. L'incidente è avvenuto quando un macchinario avvolgi plastica gli ha tranciato un braccio e fratturato le gambe. L'autopsia ha rivelato che Singh avrebbe potuto salvarsi con un soccorso immediato. Tuttavia, il datore di lavoro Antonello Lovato non ha prestato aiuto, lasciandolo davanti casa con il braccio in una cassetta della frutta. La moglie di Singh ha dichiarato che Lovato ha sequestrato i telefoni per impedire di chiamare il 112. Singh lavorava senza permesso di soggiorno nell'azienda di Lovato per almeno 12 ore al giorno in condizioni di sfruttamento. La sua situazione precaria lo costringeva ad accettare qualsiasi condizione pur di lavorare. Dopo la sua morte, il Viminale ha rilasciato alla moglie un permesso di soggiorno. Questo tragico episodio mette in luce le condizioni di vulnerabilità in cui vivono molti braccianti senza documenti.